Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con la cronaca, un altro raid di Novax in provincia di Varese. Stavolta a finire nel mirino è stata la sede della Proloco di Olgiate Olona, dove sono stati imbrattati sia l'ingresso della sede sia alcuni cartelli affissi all'esterno. La colpa, se così si può dire, dell'associazione sarebbe quella di fornire assistenza agli anziani nella prenotazione dell'appuntamento per il vaccino. Anche in questo caso, come avvenuto a Varese nelle minacce al consigliere comunale Piero Galparoli, le scritte sono state firmate con la sigla VV, ossia il sedicente gruppo di guerrieri che si batte contro i vaccini da Covid-19. Spostiamoci ora a Varese, dove il centro cittadino, in particolare la zona di Via Vittorio Veneto, sta diventando sempre più povera di attività commerciali. Tutti i dettagli nel servizio realizzato da Agenzia Blitz. Via Veneto a Varese, a due passi da Piazza Montegrappa. I negozi chiusi sono ancora molti e lo sono ancora perché la chiusura è avvenuta quasi per tutti in seguito al lockdown o subito dopo. Nonostante in altre zone della città ci sia una crescita del commercio e più vitalità, questi pochi metri che separano l'area delle stazioni dal cuore del capoluogo rimangono desolati e desolanti nell'aspetto, con saracinesche abbassate e vetrine ancora spente. Cosa si può fare per recuperare una via centrale e importante come lo era stato nel passato per il commercio? Andiamo ora in Piemonte, dove una villetta confiscata alla criminalità organizzata aiuterà le persone in difficoltà. Il comune di Dormelletto ha deciso infatti di sistemare un appartamento confiscato in via Roma dopo che la Corte di Cassazione di Milano ha sequestrato il bene appartenente a un imprenditore milanese legato appunto alla criminalità organizzata. Sarà destinato al centro di primo ascolto per persone provenienti da situazioni di violenza, sfruttamento e disagio per fatti legati al bullismo e all'identità sessuale. Il progetto prevede l'assistenza dell'utenza con la presenza ogni settimana di uno psicologo che supporterà i servizi sociali del territorio. Chiudiamo con lo sport, calcio, pareggio oggi per la Pro Patria in casa contro il Seregno e sentiamo il commento del collega Silvio Peron con immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Finisce 0-0 una partita brutta, senza emozioni e con il pubblico che non si è certo divertito. La nuova era della Pro Patria comincia dunque senza gol e senza emozioni. La partita è cominciata con i tigrotti volenterosi, smaniosi di andare all'attacco, di cercare una vittoria che l'avrebbe portato una classifica migliore, ma si è scontrata contro una squadra scombutica, difficile da affrontare, che ha chiuso gli spazi ed è ripartita in contropiede. Tanto agonismo e poco gioco dunque in questo match che segna per la Pro Patria un cambio radicale. Dopo i 6 anni alla guida di Patrizia Testa subentra un consorzio napoletano i cui dirigenti erano presenti in tribuna. Poche emozioni, dicevamo, poco gioco, la più importante, se così si può dire, a metà della ripresa, quando un colpo di testa di Molinari è finito alto e pochi minuti dopo una conclusione di Brignoli dentro l'area piccola è stata deviata da un difensore che si è lanciato sulla palla mentre questa stava per entrare in porta. Tutto qui, il finale è da dimenticare, i tifosi, ripetiamo, non si sono certo divertiti. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani sera alle 19:00, una buona serata.